Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come trasformare GIMP in Photoshop. Come probabilmente sapete se siete qui, GIMP è un programma open source per la modifica di immagini, fotoritocco e fotomontaggi. Essendo open source è completamente gratuito ed è disponibile per un vasto numero di sistemi operativi, incluso Linux, Windows e Mac. La forza principale di GIMP è che può essere utilizzato come viene utilizzato Photoshop, se siete se avete abbastanza dimestichezza con questo programma. Lo potete scaricare gratuitamente dal sito ufficiale, ed è semplicissimo installarlo, basta scaricare l'installer e installarlo. Io sto eseguendo questa guida per Windows. Il problema di GIMP, a mio parere, è sempre stata l'interfaccia. Perché l'interfaccia di GIMP non è raggruppata bene come quella di Photoshop. Adesso vi faccio vedere. Questo è come è organizzato invece Photoshop. Vedete, qui abbiamo colori, campioni, sfumature. Invece qui c'è il riquadro dei livelli e tutti gli strumenti sono raggruppati, vedete, a singola colonna nella parte sinistra, mentre in GIMP vedete come sono disposti in maniera più disordinata. Allora, quello che andiamo a fare oggi è modificare l'interfaccia di GIMP per farla somigliare il più possibile a quella di Photoshop, in maniera tale da avere un'interfaccia pulita e moderna e più utilizzabile. Per farlo dobbiamo utilizzare un programma sviluppato dalla community, cioè non è un programma, sono una serie di file. Vi lascio il link GitHub in descrizione e questa patch si chiama PhotoGIMP. PhotoGIMP è appunto una patch che ottimizza l'interfaccia di GIMP per renderla più simile a quella di Adobe Photoshop, ma non solo, perché questa patch aggiunge anche altri filtri, altri nuovi font, nuovi settaggi, insomma aggiunge tutta anche una serie di funzioni anche per renderla un po' più compatibile con quella che è l'esperienza di Photoshop. Vi lascio il link in descrizione appunto di GitHub, dove dovete andare su questo sito, una repository di GitHub, andare su code e cliccare su download zip. In questo modo tutti i file verranno scaricati, tutti i file che necessari verranno scaricati. Adesso che i file sono scaricati, io li porto qui sul desktop. Adesso facciamo clic con il tasto destro e clicchiamo su estrai sul nome della cartella, quindi verrà creata una cartella con tutti questi file dentro. Eccola qui. Se voi non avete questa opzione perché non avete un programma di archivazione, dovete utilizzare o WinRAR o WinZip. Una volta estratti tutti i file, apriamo la cartella, andiamo su PhotoGIMP Master e facciamo clic su var app org config gimp 2.10. Quando siamo arrivati a questa cartella, mettiamo la schermata qui un secondo, apriamo GIMP, andiamo su edit, preferenze, navighiamo nella parte bassa di questa colonna fino a trovare la cartella folders. Clicchiamo sul simbolo più nella cartella folders e prendiamo ad esempio brushes, che sarebbero i pennelli. Clicchiamo su questa, sul primo percorso qui, e clicchiamo su questa icona qui, che dice appunto che ci mostra dov'è la location di questa cartella. E verrà aperta come un qualsiasi un'altra finestra. Chiudiamo GIMP, mettiamo le due finestre una accanto all'altra. Infatti qui noi siamo nel percorso che contiene, vedete, la cartella 2.10. Se noi clicchiamo qui su GIMP, vedete che abbiamo le due cartelle. Allora, quello che vi consiglio di fare è fare un backup di questa cartella. Quindi ad esempio facciamo copia, creiamo una nuova cartella, la potete mettere dove vi pare. Ad esempio qui la chiamo GIMP 2.10 backup originale e la incolliamo qui. Una volta che avete fatto il backup, eliminiamo la cartella originale e copiamo la cartella che abbiamo scaricato. Una volta che i file sono stati copiati, riapriamo GIMP e di default dovremo avere la nuova interfaccia. Viene caricato PhotoGIMP.
e vedete che la nuova interfaccia, se comparata a quella di prima originale, è molto più simile a quella di Photoshop. Adesso vi riapro Photoshop per rifare il paragone. Infatti, come potete vedere, qui abbiamo adesso anche qui una colonna degli strumenti singola su tutta la lista e tutti gli strumenti sono appunto raggruppati proprio come Photoshop. Ma non solo, infatti proprio come Photoshop abbiamo qui il riquadro dei livelli, dove possiamo aggiungere qui con la barra, vedete anche qui su Photoshop possiamo aggiungere i vari livelli cliccando su queste icone qui. Anche qui con PhotoGIMP abbiamo praticamente le stesse icone, possiamo aggiungere i livelli che verranno appunto mostrati qui. Quindi ad esempio se facciamo clic su nuovo, vedete qui c'è il livello e noi possiamo andare appunto a gestire i livelli proprio come avremmo fatto con Photoshop. Qui ci sono tutti gli strumenti, tutte le funzioni appunto raggruppate. Ad esempio, vedete, ovviamente non integra tutte le funzioni di Photoshop, questo è solamente più che altro un restyling grafico, ragazzi. GIMP rimane lo stesso, vengono aggiunti qualche filtro e qualcosa del genere. A mio modesto parere Photoshop è ovviamente molto migliore di GIMP, ma è pur vero che Photoshop costa fior di quattrini e GIMP è un programma open source completamente gratuito. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero di avervi aiutato a trasformare, a rendere il vostro GIMP più fruibile, più moderno e sicuramente molto più vicino a Photoshop di come non lo fosse prima. Lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate se avete domande e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.